Buongiorno. Questa giornata inizia così, con questo rumore lancinante, martellante. Riconoscete la location? Casa di Cyclo Ergo Sum. Ma aspetta, perché d'inverno? Eccolo. Cyclo Ergo Win, perché Sum è summer e Win è winter. Aneddoti preziosissimi. Colazionati, abbiamo montato due Fargo su questa macchina. Cioè abbiamo smontato due Fargo su questa macchina. Sì. E incastrate in modo da spaccarle entrambe. Bravo. Forcella in carbonio compromessa. Destinazione di oggi, Pasubio. Strada degli eroi. Arrivo trionfale dopo 2 ore e mezza di macchina a Pian delle Fugazze. Passo Pian delle Fugazze. Ora si scaricano i mostri. E stiamo per partire per la strada degli eroi e man mano che saliamo vi racconteremo di cosa si tratta e se non ce la faremo noi lo farà un narratore con più fiato per noi. Sarà anche l'occasione per switchare ufficialmente alla GoPro 7. Ciao. Ciao. Eccolo qua il narratore che volevi. La strada degli eroi, costruita per recuperare le salme dei caduti della Prima Guerra Mondiale e quella degli Scarubbi, costituiscono uno dei più classici e frequentati anelli da percorrere in mountain bike tra Trentino e Veneto. Lasciata l'auto al passo Pian delle Fugazze e raggiunto lo sterrato, si inizia a salire, in modo regolare ma costante. Dopo 10 km circa si raggiunge il rifugio Papa alle porte del Pasubio, a 1928 metri. Poco oltre il rifugio si prosegue in discesa sulla strada carrozzabile degli Scarubbi, fino al colle Somo, 1058 metri, e successivamente Ponte Verde. Qui si riprende a salire fino a raggiungere nuovamente Passo Pian delle Fugazze, concludendo questo anello di 30 km e 1100 metri circa di dislivello. Ciao, dai, pedala in salita, forza! Sì. Eccoci qua. Questo è l'inizio del giro del Pasubio e questa è la nostra direzione. Non vi abbiamo fatto vedere il nostro setup bikepacking. Borse Alpkit al 100% su Butterfly Gun, sotto telaio e tutti i gingilli. Tutti i gingilli del caso. Telaio. Certo. Io invece sono misgrapato in mezzo al telaio. Alpkittato. Alpkittato e naturaicato. Borsa Naturaike sul Butterfly Gun. E mentre Alessio parte, io lo raggiungerò questa sera. Ringraziamo Londra per questo sponsor. You know you have it all. Ah, io cazzo l'ho spento. No matter what they say, you know you're always right. You got a heart of gold. Adesso sono tanto sorridente, ma tra poco tornerò a piangere sudore. Infatti ho aperto anche la maglietta della frutta, perché sono quasi alla frutta io. Questa strada che va a salire, poi in teoria, questa cosa che si vede qua in alto, è una strada forse che raggiungeremo. Forse. Forse. Queste montagne sono conosciute per un tipo di zanzara rarissima e rumorosissima. You know you have it all, it's just the way of life. No matter what they say, you know at least you try. You are my universe, you are my space and time. Whatever comes around, you're always on my mind.
giorno. Si narra che in queste gallerie ci fosse Eco Alberto, la galleria della morte. Passata quella, c'è questo. O sono tuoni o sono colpi di cannone. Aspetta, aspettalo. Eccolo, seguite il dito lassù. Però non sarebbe bello cadere di qua. Cryptic signs used for the sea that never did. The lonely empire shrine can easily fall. Ciao Rifugio Papa, è stato bello, non limpido ma bello. C'è chi ha i droni più potenti di noi. Però è un militare quello. Che due stupidi. Il rumore che sentite è il culo del box. Finita la discesa finalmente e siamo all'imbocco della strada delle 52 gallerie, che è qua dietro, ed è vietata alle biciclette. Quindi no, non venite con le biciclette.
Adesso scendiamo e arriviamo in paese. Va bene, si è mangiato e si è bevuto. La pausa lunga del pranzo l'abbiamo fatta adesso, che sono le 3:30, 4. Forse più 4 che 3:30. Adesso sotto queste bandierine del Tibet abbiamo parcheggiato le nostre bici e ce ne andiamo tornando per quella strada là. Teoricamente. Passo Xomo. Cazzo, mai mettersi al volante da ubriachi. Qui è dove tutto è iniziato questa mattina. Anello completato. Chilometri tondi tondi, i metri di dislivello appaiono adesso in sovraimpressione. Ecco, va bene, ci vediamo quando abbiamo più fiato, cioè a casa. Eccoci stanchi morti dopo altre 2 ore e mezza di macchina, ma vittoriosi. E qua c'è anche un gattone molto felice. E quindi strada degli eroi sul Pasubio, molto bella, consigliatissima. Mentre questo eroe arriva, io vi ricordo che ogni martedì esce un video alle 18, e iscrivetevi, mettete un like e ci vediamo alla prossima pedalata. Ciao.